Ciao a tutti ragazzi, io sono Exevil e oggi siamo ritornati su Doki Doki Literature Club. Oggi intanto continuiamo. Voglio provare di nuovo a farla per Natsuki. Appiccicoso, shopping, frappè, fracasso no, preghiera no, cuffie. Ricordo, no, emozione, nuvolone, cioccolato, recitare. Chi se ne frega, ormai. Vediamo un po'. Perché ho fatto un mix, ragazzi, adesso. Un altro giorno, un altro giorno, così è un po' più a mio agio. Entrando nel club, vengo accolto dalla solita scena. Ciao, Xavier, e là, Sayori. Vedo che oggi sei di buon umore, È solo che non sono ancora abituato a vederti nel club. A me sembra poca cosa per mettersi di buon umore, ma sei un amante delle cose semplici. A proposito, ho un po' di fame. Vieni con me a comprare una merendina? No, grazie. Non è da te. Ho i miei motivi. Vogliamo dare un'occhiata al tuo borsellino? Perché così all'improvviso? Nessun motivo, tranquilla. Forza, aprilo. Sì, riprende il suo borsellino nervosa. Lo apre trafficando un po' con la cordicella. Poi lo rovescia e lascia cadere sul banco il contenuto. Ne escono solo due monetine. Lo sapevo. Ti leggo come un libro aperto, Sayori. Non è giusto, come facevi a saperlo? È molto semplice. Se avessi avuto abbastanza soldi, avresti comprato qualcosa prima di venire al club. Quindi, o non hai fame, o volevi solo una scusa per fare due passi. Oppure volevi fingere di essersi scordato i soldi per scroccarli a me. Ma c'è anche un'altra cosa. Che tu hai sempre fame. Quindi resta una sola possibilità. Mi arrendo. Dai, non farmi sentire in colpa. Ragazzi, io intanto l'altro episodio è andato proprio benissimo, quindi... Se ti ci senti, vuol dire che te lo meriti. Ok, stavo bevuto un attimo, raga. Vengo da dopo l'episodio scorso che è stato stancante. Certo, aveva il naso ficcato in un libro come al solito. Giuro che non stavo ascoltando. Era per una cosa che ho letto nel mio libro. Yuri, di Xavier, di prestarmi un po' di soldi. No, i soldi me li faccio prestare, non li do agli altri. Non coinvolgere me, Sayori. E poi dovresti acquistare solo ciò che puoi permetterti. Sinceramente, dopo un simile tiro mancino, la tua sofferenza mi sembra il giusto contrappasso. Cosa non volevo. Mi sono lasciata coinvolgere troppo dal mio libro. Mi piace molto quando dici quel che pensi, Yuri. Allora, ragazzi, diventa un po' complicato il commentary, perché io devo sia pensare a leggere sia a commentare, sia non oltrepassare i limiti, perché lo scorso episodio è durato troppo. Non succede spesso, ma è un tuo lato divertente. Non credo che tu possa pensarlo davvero. Comunque hai ragione, ho sbagliato e ora devo accettare il contrabbasso. Contrabbasso? Sì, quello. Comunque è buffo che tu lo dica, Sayori. Immagino che tutti abbiamo un diavoletto dentro di noi, vero? Non lasciarti ingannare. Sayori sa esattamente quel che fa. Lo so, in fondo. In fondo vi ha detto che mi avrebbe portato al club prima di dirlo a me, il diretto interessato. Ma non saresti mai venuto se non fosse stato per i cupcake. Quindi ho dovuto spingere Natsuki a prepararli. E dai, Sayori, non sminuirmi così. Così da nulla qualcosa colpisce Sayori al viso e poi cade sul banco. Si è sentito il rumore di righello. Cos'è stato, Un biscotto? Effettivamente è un gigantesco biscotto confezionato. Sayori si guarda intorno. È forse un miracolo? È successo perché ho pagato il contraccolpo? Contrabbasso? In realtà ha quasi funzionato. Stavo per dartelo, ma poi ho sentito parlare dei cupcake. Devo dire che ne è valsa la pena per vedere la tua reazione. Ed è Natsuki, ovviamente. È molto gentile da parte tua. Grazie.
Finalmente non litigano più. Ah no, erano Sayori, cioè erano Natsuki e Yuri che litigavano, non Natsuki e Sayori. Sayori abbraccia il biscotto. Mangialo e via, che cavolo. Sayori apre la confezione rapidamente e prende un grosso, e prende un grosso boccone, delizioso. Tutto un tratto Sayori si porta le mani alla bocca. Mi sono morfa la lingua. Stai facendo un affare di stato di un semplice biscotto. Natsuki dà un morso al suo. Ah, anche il tuo sembra buono, Natsuki. Posso assaggiarlo? E dai. A cavallo donato non si guarda in bocca. Ma il tuo è il cioccolato. E certo, perché pensi che ti abbia dato quello? E va bene. Comunque mi fa molto piacere che tu abbia condiviso questo con me. Raga, a me mi avevano detto veramente che era un gioco horror, poi non so voi. Cioè, si alza e va alle spalle di Natsuki, poi con le braccia, cioè. E dai. Ho capito. Con il biscotto ancora in mano, Natsuki le tende una mano per allontanare Sayori. Gnom. All'improvviso Sayori si poggia dentro il biscotto di Natsuki. Ehi, sul serio l'hai fatto? Con la bocca piena Sayori trottarella via a distanza di sicurezza. Anche io e Yuri ridiamo. Uffa, sei proprio una bambina certe volte. Lo dice una del primo anno, che poi non è del primo anno, ma se fate finta che è del primo anno, raga, perché poi... Vabbè. Niente, raga, vi spiego tutto nel video di Hitman 2 dove abbiamo più possibilità. Natsuki si guarda intorno. Monica non è nell'auto, nell'aula. Dov'è Monica? Bella domanda. Per caso ha detto che oggi faceva tardi? A me no, a me nemmeno. È un po' strana questa cosa. Spero che stia bene. Ma certo che sì, probabilmente oggi aveva semplicemente da fare. In fondo è molto popolare. Non penserai che abbia un... Ah, non mi sorprenderebbe. Probabilmente è il più desiderabile di tutti noi messi insieme. Hai ragione. Prego. All'improvviso la porta si apre. Scusate, mi spiace tantissimo. Oh, eccoti. Non volevo fare tardi. Con sta faccia non volevi fare tardi. Ma era io. Spero che non vi siate preoccupati per me, eh? E alla fine Monica ha preferito il club al suo ragazzo. Ma non sappiamo manco se ce l'ha un ragazzo. È una gran forza di volontà. Ragazzo, ma di cosa stai parlando? Monica mi guarda perplessa. Ah, lascia perdere. Comunque, come hai mai fatto tardi? Come mai hai fatto tardi? Beh, la mia ultima lezione di oggi era in sala studio. Sinceramente, ho perso la cognizione del tempo, eh. Ma non ha senso, avresti come minimo dovuto sentire la campanella? Deve essermi sfuggita, mi stavo esercitando al pianoforte, pianoforte. Non sapevo che fossi anche una pianista, Monica. Ah, non esageriamo, ho cominciato da poco. Ho sempre voluto imparare a suonare il piano. Ma che bello! Dovresti suonarci qualcosa, Monica. Monica mi guarda. Magari lo farò quando sarò un po' più brava. Evviva! Sembra bello. Anch'io non vedo l'ora, davvero? In questo caso non ti deluderò, beh, ti deluderò, ex Evil. Monica sorride con dolcezza. Ah, non volevo metterti pressione. Ah, niente paura. Ultimamente mi esercito molto. E sarò felice di suonarvi qualcosa quando sarò pronta. Ok, allora in bocca al lupo. Grazie. Non mi sono persa niente, giusto? Non direi. No, non direi. Non direi. Decido di non menzionare la bravata di Sayori. Tanto sono sicuro che Natsuki si lamenterà con lei. Sembra che siano tutti già comodi. Sayori, non so come, ha finito tutto il suo biscotto. Yuri è tornata al suo libro e Natsuki è scomparsa nel ripostiglio. Dopo poco, Natsuki si avvicina, non so come. Non preoccuparti, ho mantenuto la promessa. Di Perfect Girls, oh, mamma mia, ancora, non ce la faccio più questo Perfect Girls. Natsuki me lo prende dalle mani, poi lo rigira rapidamente per controllare che non ci sono pieghe. Me lo immagino così, tipo, per controllare che non ci sono pieghe. Mamma mia, cosa me l'ha piegato, t'ammazzo la vita. E tipo così, no? Ehi, non sono così sbadato. Maneggio manga continuamente. Volevo solo esserne sicura. Essere sicura. È normale che sia un po' paranoica.
No, figo, mi manca il primo che passa, sai? Hai ragione, ci sta. Beh, comunque, ora lo rimetto a posto. Ti porto il prossimo, ok? Natsuki si avvicina al ripostiglio, la seguo. Adesso mi racconti per filo e per segno cosa ne pensi, va bene? Dov'è che finisce il volumetto? Non me lo ricordo. Ah, il capitolo è finito con Minori e Alice che trovano... Monica! La voce di Natsuki risuona da dentro il ripostiglio. Eh? Do un'occhiata in giro. Tutti i libri di Natsuki sono allineati sullo scaffale più in alto. Hai spostato di nuovo i miei manga? Ah, scusa, scusa. La prof si lamenta perché occupiamo troppo spazio. Perciò ho dovuto spostare alcune cose e pulire un po'. C'è ancora tutto, però. C'è ancora tutto. L'ho solo riordinato un po'. Lo scaffale in alto è molto al di sopra della testa di Natsuki. Saltare inutilmente per raggiungere manga, uffa. Così è davvero scomodo. Adesso lo rimetto giù. C'è spazio in abbondanza sugli scaffali. E poi fanno un bel effetto quando sono tutti in fila. Che poi quali sono? Perché, cioè, tecnicamente io vedo Lino e non c'è niente. Perché sprecarlo sullo scaffale più in alto? Ah, Natsuki. Usa lo sgabello. Nel ripostiglio c'è uno sgabello pieghevole. Appeso al muro, vuoi che li prenda io? Faccio da sola. Natsuki afferra lo sgabello dal muro e lo apre. Pensi che sia troppo bassa? No, no, no. Mi fa ridere la faccia che fa. Cioè, lo sapevo. Beh, la sai una cosa? Stai a guardare. Natsuki salta sullo sgabello, a che si rivela un po' traballante, dato che è pieghevole. Ah, attenta. So cosa sto facendo. In piedi sullo sgabello, Natsuki arriva allo scaffale più in alto, solo con la punta delle dita. Non avrà problemi al suo posto, ma Natsuki è testarda come suo solito. Con le dita, Natsuki trascina pian piano uno dei cofanetti più piccoli fino al bordo dello scaffale. Visto? Ah! All'improvviso il cofanetto si inclina, Natsuki lo afferra al volo. Lo sgabello vacilla. Wow! Natsuki perde l'equilibrio e salta giù dallo sgabello. Per fortuna riesce a rimanere in piedi. Meno male, è la faccia. Le facce degli anime sono le cose più belle del mondo. Tiene il cofanetto in mano trionfante. Ecco qui. Natsuki è un po' scossa per la scampata caduta. Davvero? Non devi dimostrarmi niente. Comunque, non puoi prendere i cofanetti più grandi in quel modo. Io ci arrivo, perciò. Ho detto che faccio io! Così me lo immagino più o meno. Raga, un attimo che sistema il microfono che è messo malissimo. Mamma mia, fuori c'è la banda, che cazzo cavoli. Ok, ho detto che faccio io, non voglio il tuo aiuto, ok? Vado a prendere una sedia, tu aspetta qui. Natsuki mi spinge via mentre esce dal ripostiglio. Vediamo, le sedie dell'aula sono agganciate ai banchi e non entrano nel ripostiglio. Ah. Natsuki raggiunge la cattedra dove c'è una sedia da ufficio. La spinge sulle rotelline verso il ripostiglio. Ah, un po' rischioso visto che la sedia è girevole e a rotelle. Ma ho imparato la lezione e tengo la bocca chiusa. Natsuki sale sulla sedia, poi lentamente si mette in equilibrio. Dato che rifiuta il mio aiuto, appoggio la schiena allo stipite e sta a guardare. Ok, l'ha preso. Ma come fa a prendere qualcosa enorme? Ah, ecco fatto. Visto? Adesso è facile. Natsuki afferra una pila di manga e si china per sistemarla sullo scaffale sotto. Wow. Non cadi, vero? La sedia gira su se stessa. Natsuki si aggrappa allo scaffale per non cadere. Ma cosa fai? Puoi almeno tenere ferma la sedia invece di star lì a far niente. Chi è che mi aveva detto di non aiutarla? Sì, ti tengo io. Tengo ferma la sedia mentre Natsuki torna ad alzarsi. Riesco quasi. Dai! Mi costringo a guardare da un'altra parte. Natsuki proprio non ci ha pensato. Se se ne accorgerà mi uccide. Natsuki prende tra le braccia il cofanetto di Perfect Girls, il più grande sullo scaffale. È pesante. Ehi, Exevil, non credo di riuscirmi a chinare senza cadere. Fai te. Prendi questo. Ok, dovrò lasciare andare la sedia, va bene. Solo per un secondo, sbrigati, va bene. Aspetta solo che mi alzi. Lascia lentamente la presa sulla sedia. Che
Come sarebbe? Anzi, aspetta che mi alzi. Natsuki abbassa lo sguardo su di me. Perché sei là dietro, eh? Cioè, Natsuki sembra essersi appena accorta di qualcosa, ma se si muove perderà l'equilibrio. Natsuki, il cofanetto. Ok. Puoi guardarmi. Natsuki, tremano le gambe. No, è solo che Natsuki, non provare a muoverti. Dammi il cofanetto e basta. Era. No. Mo cade, ci scommetto. Prese il testo sotto i piedi di Natsuki. Natsuki. Ah! E in un istante si scatena il caos. La sedia vola via da sotto i piedi di Natsuki. Cerco freneticamente di afferrarla. Il cofanetto cade di mano e i fumetti volano dappertutto. Presa. Aia. Natsuki cade su di me e finiamo a terra. Un mucchio di volumetti mi arriva in faccia. Natsuki si protegge con le braccia e atterra di faccia sul mio petto. Il mio braccio destro e la mia schiena accusano il corpo. Lentamente Natsuki torna in sé. Si appoggia di peso su di me con le braccia per sollevarsi. Natsuki sembra accorgersi solo ora di non trovarsi sul pavimento. Io che schifo, gna gna gna. Mi arriva un pugno diretto in petto, poi Natsuki si alza in piedi. Ma cosa credi fare, razza di persona? Va tutto bene lì? Ho sentito un gran rumore, all'improvviso Monica sbircia dentro. Monica, visto cosa succede quando metti manga sullo scaffale in alto? Ma stai cercando di uccidere i membri del club? Accidenti, scusa. È un'altra cosa. Pare che l'ultimo arrivato nel club sia un completo persona. Spero che tu ne sia contenta. Io non so proprio come spiegare tutta questa strana situazione a Monica. Non ho fatto niente, lo giuro. Lo so, non preoccuparti. Monica me lo dice a bassa voce. A quanto pare sono fuori dai guai. Oh no, i miei... Abbasso lo sguardo, Natsuki è inginocchiata a terra e tiene in mano uno dei volumetti sparpagliati dappertutto. Sulla pagina c'è una lunga piega diagonale che lei sta disperatamente cercando di spianare. Ah, devo essere atterrato su quella pagina. Natsuki prova ancora un po' a spiegare la bandiera, ma non ci riesce. All'improvviso si arrende e chiude il volumetto con violenza, poi lo getta a terra. Invece di riprenderlo a urlare, abbassa la testa. Sop. No, la voce di Natsuki si incrina. Vedo le lacrime sul suo viso. Ah, ti aiuterò a togliere la piega, ok? È anche colpa mia, perciò Natsuki scuote la testa tenendo lo sguardo basso. No, non ci tengo poi tanto. È solo che oggi per me è davvero una brutta giornata. Natsuki si inghiozza di nuovo. Non volevo sfogarmi con te, davvero non volevo. Non fa niente. C'è qualcosa di cui mi vuoi parlare? Natsuki scuote la testa. È solo che ogni giorno è così dura. Vorrei solo venire al club e... Natsuki resta di nuovo in silenzio. Non voglio pressarla, quindi farò quel che so fare. Va bene, ora ti aiuto a rimettere in ordine. E ci penso io a spostare il resto dei manga. Prendo il volume 2 di Perfect Girls. Questo lo mettiamo da parte. Saprà tirarti sul morale, dico bene? Possiamo leggerlo non appena avrò finito qui. Natsuki alza lo sguardo con gli occhi lucidi, le treme il labbro. Sei così gentile. Sono parole strane per Natsuki. Non me lo aspettavo. Beh, siamo amici, no? Natsuki abbassa la testa e soffoca in un altro singhiozzo. Non so bene cosa sia successo oggi, ma essere gentili è il minimo che possa fare. Restiamo un paio di minuti in silenzio mentre comincio a raccogliere i volumetti sparsi. Sto attento a metterli nel giusto ordine nel cofanetto. Dopo un po' Natsuki inizia ad aiutarmi. Finiamo rapidamente. Io poso il cofanetto sul ripiano che aveva scelto Natsuki. Poi salgo sullo sgabello e sposto rapidamente il resto dei fumetti dallo scaffale più alto. Bene, così dovrebbe bastare. Salto giù dallo sgabello. Natsuki distoglie lo sguardo. Grazie. Non c'è di che. Natsuki tiene in mano il volumetto che ho messo da parte.
Va bene, sono pronto. Bene. Anche se non lo fossi, ti costringerei. Prenditi le responsabilità di quello che hai detto. Quella cosa del tirarmi sul morale, se insisti. Ci sediamo nello stesso posto dell'ultima volta e apro il secondo volume. L'umore di Natsuki migliora rapidamente, ride e mi indica le vignette. È davvero acuta, mi fa notare l'uso sottile dei tormentoni e altri dettagli. Alla fine resto colpito dal modo in cui i diversi aspetti del manga si legano assieme. Dopotutto Natsuki ha buon gusto. Poco dopo, come al solito, Monica richiama la nostra attenzione e di nuovo è ora di condividere le poesie. Questo lo tengo io per ora. Sì, mi sembri più entusiasta questa volta. Beh, ho cominciato ad appassionarmi. Te l'avevo detto. Ok. Torno al mio posto e metto il volume nello zaino. Che gliela diamo per prima? Ah, io l'ho fatta sempre per Natsuki. Sempre. Natsuki legge la mia poesia, continua a guardare prima me e poi di nuovo la poesia. Ormai deve averla letta più di una volta. È brutta? No, non è brutta. È bella, è davvero bella, ok? Ecco, l'ho detto. Ci mancava solo questa. Perché non puoi essere scarso e basta? Dovrebbero essere le mie poesie a far colpo su di te, non il contrario. Cerchi di fare colpo su di me? Ovvio, non mi lascerai mai mettere in ombra, delle poesie di Yuri. Per cortesia, beh, in tal caso c'è pro che problema c'è se cerco di far colpo su di te? Ora te lo dico, tu. La pace Natsuki si blocca come se si fosse appena resa conto di qualcosa. Tu cerchi di far colpo su di me. Natsuki scruta con attenzione la mia poesia ancora una volta. Poi la poesia scivola dalle mani e fluttua fino al pavimento. Devo andare in bagno. Rossa in volto, Natsuki esce in fretta dall'aula. Ehi, Exavil, hai fatto qualcosa a Natsuki? È solo che l'ho vista scappare così? Non hai fatto niente di terribile, vero? No, le ho solo detto che la voce mi strozza in gola. Non posso certo dire a Monica che sto cercando di far colpo su Natsuki. Monica vede la poesia sul pavimento. La legge senza prendere. Ho capito, questa l'hai scritta per Natsuki, vero? Cioè, non proprio. L'altro giorno le era piaciuta molto la tua poesia, dico bene. Mi sorprende che tu conosca già così bene i suoi gusti. Sono sicuro che di non. Sei sicuro di non barare, Xevil? No. Io non baro. Barare? Che vuoi dire? E in effetti, non importa. Non importa, sto solo scherzando. Se era una frecciatina, non l'ho capita. Comunque, cosa pensi che provi Natsuki per te? Oh, non c'è bisogno che tu risponda. Solo un spunto di riflessione, solo uno spunto di. Ehi! Natsuki si avvicina e strappa la poesia dalle mani di Monica. Non ci eravamo minimamente accorti che fosse rientrata in classe. L'hai letta, Monica? Ma certo, e mi è piaciuta. Dovresti davvero smetterla di leggere la roba che non è per te. È un brutto vizio il tuo, eh? Ma questa poesia l'ha scritta Exavil. E qui condividiamo con tutti, giusto? Natsuki si paralizza, ha dimenticato che la mia poesia è tecnicamente è di pubblico dominio, mamma mia, io non li uso questi termini. Ok, beh, penso che Xav non voglia più condividere questa poesia con tutti. E comunque nessuno la vorrebbe leggere, anzi diciamo che la tengo io. Se insisti, cosa? Perché quella faccia? Quale faccia? Lascia stare. Ah, Natsuki, ti lascio la poesia, ma non è giusto nei confronti di Sayori. Non l'ho ancora letta. E allora? Beh, forse Xavier ha ragione, Natsuki. Non dovresti impedire agli altri di leggerla. Va bene. Tanto non le piacerà mica. Comunque, adesso leggi la mia poesia. E no, non te la lascio. È l'unica copia che ho. Va bene, so leggere così, però. Raga, ma quanto è lunga! Mi taglio le vene. Mi ama i ragni. Ma lo sai cosa ho sentito dire di Amy? Amy ama i ragni schifosi, pelosi, orribili, schifosi ragni. Ecco perché non sono sua amica. Amy canta molto bene, ha una bella voce. L'ho sentita cantare la mia canzone d'amore preferita. Ogni volta che arriva al ritornello, il mio cuore ballava al ritmo delle parole. Però ama i ragni, Amy. Ecco perché non sono sua amica.
Una volta ho sbattuto un ginocchio fortissimo in terra. Emi mi ha aiutato a rialzarmi e mi ha portato dall'infermiera. Ci ho provato io a dirle di non toccarmi, perché lei ama i ragni. Chissà che mani schifose e ragnose che ha. Ecco perché non è mia amica. Emi però di amici ne ha tanti. La vedo sempre che parla con gli altri. Parla di ragni, secondo me. E se poi anche i suoi amici iniziano a piacere i ragni, ecco perché non è mia amica. Non importa se ha altri hobby, non importa se la tiene per sé, non importa se non fa male a nessuno. È schifoso. Lei è schifosa. Il mondo sarebbe molto meglio se i ragni non piacessero a nessuno. E adesso lo dico a tutti. Niente male, eh? Posso dire che niente male, sei stata davvero brava. Quella era davvero troppo corta. Mi stavo solo riscaldando. Non avrei pensato che era il meglio che sapessi fare? No, certo che no. Comunque il messaggio di questa poesia è piuttosto diretto. Non credo di doverlo spiegare. A volte si possono spiegare cose complicate con un'analogia molto più semplice. E questo aiuta a rendersi conto di quanto siamo stupidi. Ad esempio, la vedono tutti che il soggetto di questa poesia è un cretino ignorante. Conosci delle persone così? Ma certo, parla di come tutti credono che la mia... Non importa, può essere qualsiasi cosa. L'ho scritto perché tutti potessero identificarsi. Tutti hanno un qualche hobby strano, un vizietto segreto. Qualcosa che non vuoi che scoprano, perché poi ti prendono in giro o pensano che non vali niente. Ma questo è perché la gente è stupida. Chi se ne importa di quello che ti piace finché non fai male a nessuno e ti rende felice? Credo che tutti dovrebbero imparare a rispettare anche i gusti più insoliti. Beh, hai proprio ragione. O almeno io mi ci riconosco. E sono sicuro che sarà lo stesso per molti altri. Sai, sono felice che apprezzi questo tipo di scrittura. Cioè, so che stavo solo parlando che stavo parlando così solo ieri, ma beh, è stato bello condividere quello che scrivo con te. Perciò considerati fortunato, ok? Beh, grazie della sincerità. E questo cosa vorrebbe dire? Sono sempre sincera, ti giuro. Aspettati qualcosa del genere anche domani, ok? Va bene. L'ho fatta molto anche per Sayori. Exavil, adoro davvero le tue poesie. Non riesco a credere che tu me le abbia nascoste. Non nascondo niente, ma... Le tue poesie sono così belle, quella di ieri e anche questa. Non venirmi a dire che non hai mai scritto prima. Cioè, sei davvero l'unica cosa che penso, quindi. Ma dai, nemmeno Natsuki. Beh, Natsuki non è il genere di persona che ammette quando le piaccia qualcosa, ma non credo che sia per quello. Che vuoi dire? Beh, sarò sincero. È molto più facile scrivere poesie quando penso a te, eh? Wow! Smettila di pensare cose strane, stupida. Voglio solo dire che sei una persona davvero espressiva, direi. Come faccio a scrivere poesie sulla mia stupida vita? Tu vivi la vita come un'avventura? Anche le cose più piccole, come cucinare, di quello è meglio non parlare. Perciò sì, quello che voglio dire, insomma... È che riesco a provare più sentimenti attraverso di te che attraverso me stesso. Abbiamo questo strano legame. È colpa tua che ficchi sempre il naso nelle mie faccende, eh? Non so se ho capito bene, sì. Non riesco mai a seguire le mie spiegazioni, vero? Accarezzo la testa di Sayori. Ai! Non sono mica una bambina, sai? Sei sicura? Forse. Ma scusa, c'è scritto che sono tutto maggiorenne qua. Boh. Questa cosa poi me la sono inventata mo', però non lo so. Perché ancora io non ho capito se sono di prima o di quinta superiore. Cioè, di prima o di terza. Sayori inizia a giocherellare con la matita tra le dita. Ehi, Exavil, mi dai la tua poesia? Vorrei insomma tenerla. Ma perché? Perché, beh, è bella. È la prima volta che scrivi qualcosa per me. Vabbè, la prossima te la scrivo totalmente per te, ok? Sayori, hai completamente fraintesa. Non l'ho scritta per te. Mi stai ascoltando almeno? Beh, comunque, te la darò quando torniamo a casa. Sul serio? Snap! Ok, ho rotto la matita. Sayori si china in fretta per raccogliere il pezzo che le è caduto.
ma non sta attenta a come si muove e finisce dritta addosso. Scusa. Va bene, va tutto bene, non c'è problema. Te la prendo io. Michina raccoglie la matita rotta. Saliva a afferrare il banco al suo fianco per sorreggersi, le tremano le ginocchia. Sono un po' impacciata oggi. Ah. Sediamoci, Sayori. Sì. Prendo Sayori per il braccio. Ok. Comunque, non ho ancora letto la tua poesia. Oh, scusa, me l'ero scordata. Ma com'è bella la tua? Dai, non preoccuparti. Sono sicuro che mi piacerà. Dai, non ce la faccio più! Non ho letto 800! Allora, bottiglie! Mi stappo il cucuzzolo del cranio come il coperchio di un barattolo di biscotti. È il posto segreto dove tengo tutti i sogni. Palline di sole che ruzzolano una sull'altra, come gattini in una cesta. Ok, va bene. Allungo l'indice, il pollice ne prendo una. È calda, formicolante, ma non c'è tempo da perdere. La metto al sicuro in una bottiglia. E poi metto bo la bottiglia sullo scaffale insieme a tutte le altre bottiglie. Pensieri felici, pensieri felici, pensieri felici in bottiglia, tutti in bell'ordine. Grazie alla mia collezione ho stretto amicizie care. Ogni bottiglia una luce di raga, non posso leggerla, mo c'ho da fare. Wow. Raga, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!